bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso video ho sfidato uno Yangaruga che aveva rapito Fioralicia, l'amica di Naviro, ed era ovviamente infetto con il flagello oscuro. Ormai è diventata la prassi. Nuovo posto, nuovo nemico, flagello oscuro, infetto. Sconfiggiamolo e vinciamo. La scorsa volta non è stata proprio difficile alla fin dei conti la lotta, devo solo capire cosa mandargli giù per primo, se la testa o se la coda. Io ho fatto la coda e invece era la testa. Ma comunque, ci è arrivata una lettera di Lilia che ci dice: ehi, torna a Gildegaran perché è successo un casotto. E noi andiamo, non sappiamo cosa però. Ah, è bello essere di nuovo a Gildegaran. Quanto tempo. Vorrei chiacchierare con gli altri, ma Lilia ci sta aspettando. Forza, socio! Dobbiamo andare alla sala degli scribi! Ma prima ho completato un'altra missione delle sorelle meraviglia qua. Cosa mi dai come ricompensa che non mi ricordo? Volevi gli squali tonno. Figurati se mi ricordavo cosa volevi. Io prendo di tutto, prendo quello che trovo. Un opuscolo con le ricette di pillola rinvigorente, pozione antiparalisi e antidoto. Un'altra ne hai? I vermi speziati. Eccoci qua, questa è la sala degli scribi. Forza, vediamo un po' che cosa succede, Lilia. Ehi, Lilia, è passato di tempo. Grazie di essere venuti. Cosa c'è? Ho sentito che volevi incontrarci. Si tratta del flagello nero. Il flagello continua a diffondersi. L'epidemia ormai è in tutto il mondo. Cosa in tutto il mondo? Ma allora sta succedendo quello che aveva detto Sheval. La fine del mondo. Non succederà, noi non lo permetteremo. Fermeremo il flagello nero, lo so. E ho trovato qualcosa che ci potrà aiutare. È un libro sulle leggende di Raiden, il primo Rider. Ascolta qui. Quando nasce l'oscurità e la paura dell'orrore nero incombe, il salvatore che cerchiamo alle nostre grida risponde. Su un drago bianco dal cielo la speranza diffonde. Il flagello se ne andrà lasciando posto alla luce. Che il campione di legami, il Rider di mostri, produce. Penso che questo libro parli di Raiden. Raiden ha combattuto a fianco dei mostri. Neanche allora era una cosa normale. Era temuto da tutti e viveva isolato da tutti. Ma è proprio come adesso il villaggio di Hakum. Infatti, debellando il flagello nero, Raiden riuscì finalmente a farsi accettare da tutti. Ed è per questo che la narrazione delle sue gesta è giunta fino a noi. A cavallo di un drago bianco, Raiden riportò la luce del mondo. Il drago bianco! Se lo troviamo potremo fermare il flagello nero. È quel che pensavo anche io. Le grandi menti pensano all'unisono. E noi scribi abbiamo scoperto il suo nome. Si chiama Versa Nova. È stato profetizzato che apparirà quando il flagello nero calerà sul mondo. Anche se non sappiamo ancora dove sia. Allora cerchiamolo! Sistemerò questo Versa Nova in un miao. Aspetta! C'è un posto che vorrei controllare prima. È nel cuore del bosco nascosto di Babda. C'è un monumento lì chiamato il murale di Raiden. Potremmo sapere di più su Raiden se lo esaminassimo. Potremmo anche scoprire dove si trova Versa Nova. Magnifico! Andiamo al bosco nascosto di Babda. Il capitano Violet si è già diretto là. Ci incontreremo lungo la strada. Andiamo, amico! Non credo mi condurrà nella zona che volevo esplorare la prima volta che sono stato qui. Però se dovesse essere quella, io me la accollo molto volentieri, me la accollo, perché era davvero interessante come zona. E la strada però mi pare quella, mo vorrei sbagliarmi. Ma come più... Oh sì, è questa. È questa. Ma che bello. Salve. Ah, questo non è uno degli scribacchini. Ma che pappan. Ehi là, Rider, alla grande. Alla grande, visi papi. Così si parla, bello. Bisogna iniziare la giornata con sprint. Non c'è flagello che tenga. Salveremo tutti, vero? Esatto, uniamo le forze e fiammeremo il flagello nero. Questo luogo è noto sin da tempi antichi come la tana introvabile. È un luogo di rarità. Infatti ci sono moltissime creature rare qua attorno. Ed è proprio per questo che l'accesso a questa zona è proibito. Comunque, andando avanti, qui è dove visse Raiden il leggendario. È un posto particolare perché ci vivevano i Rider. Ma noi siamo qui per esaminare il murale di Raiden. Il capitano ti aspetta? Non fermati, Rider, vai avanti. Il luogo dove visse Raiden deve essere proprio interessante, amico. Beh, l'accesso era proibito perché il gioco non mi permetteva di andarci, più che altro.
Comunque, io come noto le strade nascoste, non lo so, però l'importante è che lo faccia, ma non volevo cadere, non volevo cadere, aiuto, aiuto. C'è un gorillone che mi insegue, mi fa paura. Non, cioè, più che altro non volevo perdere tempo ad affrontarlo ora. Allora, dicevo, Pughi, vieni qua. Ma che bello, questo è del Cagliari, sicuramente. Allora, io vorrei vedere una cosina. Si può? Ma se io mi calassi tipo in allegria qua sopra e affrontassi sto coso. Va, va, va. Ma che chiappe che c'ha sto coso, mamma mia. Te lo mostra pure sedere, no? Conga lala, flatulenza. Più chiaro di così. Io non ho mai visto nessuno uccidere qualcuno con una puzzetta, ma quanto pare Monster Hunter tutto è possibile. Oh, vai, beccati questa, botta in testa. Vai, con la combo anche. Vai, alito fungi. Vabbè, amico mio, sei una discarica, sei. Ah, ma fungino che esplode, quindi. Che novità è un alito che fa esplodere? Allora, mi pare di capire. È appestato il mio Yankutku. Amico mio, ti saluto, eh. Eh no, si è arrabbiato invece. Ah, ora fa anche io l'attacco. Potenzia! Yankutku! Niente da fare. Ancora una volta. Bravo! No, come? A tecnica pensavo di. Ho letto potenza. Invece era il mio potenza. Ma che fai? Che fai? Guarda lì, vecchi scontri su Tenkaichi! Bei tempi. No, che era Tenkaichi? Era Budokai, probabilmente. Mi ricordo male io. Io nel 2004 ho smesso di giocare ai Budokai, quindi sì, gli altri non li ho mai giocati, quindi è un problema. Una mega potion per il mio Yankut. Vai, ricaricati bello, mangia, mangia. Grande Yankutku, mamma mia ragazzi, che mostro speciale. Buona andata. Allora, dopo questa, basta, eh. Veloce, ta ta ta, è finita. Ragazzi, ma è indistruttibile. Ah, ok, ti ha fatto male da solo. Si è rotto un'unghia, ha detto, è finita. Però dà dei buonissimi punti esperienza. 5500, se vieni qui con un livello leggermente più alto, farmi che è una goduria goduriosa proprio. Allora, vedo altre strade sotto. Comunque, sto conga lala è stato piuttosto difficile. E io non disturberei quello che sta. Che scatto fai? Ma è matto sto mostro. Fa come pare a lui. Buono. Oh, allora, il nostro amico Redan viveva qui, giusto? Quindi dobbiamo solo seguire la strada perché altro modo non c'è di andare avanti. Però. I miei mostri. Ah no, solo io ho preso un pochino di danni. No, è che al Kongalala non piaceva il mio Yankutku. Sto qui, eccomi, eccomi. Dai, vieni, combatti. Non è un Kongalala questo. Sono dei Konga. Perché il Lala è quello più forte. Infatti ha 4 lettere in più, Lala. Dato che loro fanno attacchi potenza, io faccio attacchi velocità. E me la godo. Guardalo com'è andato. Eccolo lì, lo sapevo. Pressione. Mi schiaccia col suo pancione. C'è bisogno, Tranquillo. Siamo tutti amici qui, più o meno. Dovrei ricaricare me, non il mostro. Dai che si va. Uno è andato e l'altro segue a ruota. O forse no.
Eccolo qua, vai. Tutto... Questi sono tosti, eh. E solo 3.000 punti, cioè valgono quanto meno di un Kongalala. Si era visto comunque i danni che facevano e che facevamo noi. Meglio andarci comunque cauti, eh. Io proprio ora la sto prendendo molto sotto gamba. Me la sto proprio chillando e divertendomi perché, vabbè, che facciamo? Se la pare imposto in una maniera seria, è una rottura di scatoline. Quindi... Allora, questi mostri mi fanno alquanto paura per davvero proprio. Non posso saltare? No, non posso saltare. Però c'è un Pugi qui che mi salverà da quel mostro cattivo che mi sta caricando in questo istante. Ecco lì, va. È uno scimmione. Mi fido a sfidarlo? Devo fidarmi. Però, certo che a prenderlo questa mai. Bruttissimo. Fai velocità, fai Tato. Allora anch'io faccio velocità, dai. Nessun attacco combinato, però vabbè, è andata così. Ok, lui fa potenza, quindi siamo piuttosto tranquilli. Va bene, se tecnica ora. Va bene, parità. Devo capire se è tecnico lui, allora, mi stai dicendo? Uoia! Che dolores! Gas esplosivo, ecco, questo fa le scorregge proprio quelle esplosive. Sono rumorose e letali. E infatti lo sono. Fammi ricaricare, va. Per fortuna a noi ancora bastano le pozioni normali. Mosti, fammi una bella. Una bella frusta, mamma mia. E poi ti do anche una pozione normale. Gas nervino qui. Io faccio una palla di fuoco. Se quello emette gas, qua scoppia tutto, eh. Ve lo dico. Se quello fa gas, qua scoppia tutto. Ah no, è furbo, eh. È una scimmia, ma è furba. No, uguale. Accidenti, e predici un po' il pattern, come fai? Quello che predilige è un conto, ma quello che fa poi, In sella, combattimento in sella. Lui fa tecnica, giusto? E allora andiamo di potenza! Let's go, legame aumentato! Livello 2? Livello 2, allora. Andiamo. Mi rendo conto che non sia stata una grande idea sfidare questo mostro, però non posso conoscere il mio potenziale se non lo faccio, quindi devo sfidare per forza tutti. Yankut-Ku, mega pozione solo perché sei tu, eh. Se era un altro, non lo so.
Oh, cielo, per carità, bello forte, bei punti, però porca miseria. Quanto. E vabbè, sono senza pozioni normali perché l'ho finite per fare. No, vai via. Ecco, da mostrami il sedere. Ecco, bravo, me ne vado, eh. Dicevo, sono senza pozioni normali perché le ho usate per fare le mega pozioni, ma è giusto così, eh? Cioè, alla fine quelle iniziano a servire sempre e volentieri. Aglione, va bene, non è che mi servisse perché ne ho farmati in grande quantità. Però, ehi, dovremmo essere arrivati dove ci interessava arrivare. Ora capisco perché non ci hanno fatto affrontare questo percorso. Ma è bellissimo, prima, perché eravamo veramente non preparati, proprio zero totale paccato. Non ti affronto, amico, mi dispiace. No, a sto giro non affronto nessuno. C'è il Pughi però, il Pughi si prende sempre. Questo è del Lecce. Questo porta Lecce, vabbè, è normale. L'ultima battuta che faccio sul calcio, sia chiaro. Vabbè, lo affronto. Dai, forza. Vai, potenza, subito. Yanko Tku però. Datte una svegliata. Niente, non ce la fa, non ce la fa, non ha voglia oggi. Bravo, ora sì che mi piace. Bella, ora scontro aereo. Si vola! Martin Garrix. 130. Quanto gli facciamo così? Sarebbe bello fargli 130 per qualcuno. Ah, 117, dai, non male. Lui è un tipo tecnico, o anzi veloce forse, più corretto dire. È un tipo tecnico invece, no? Mi piace. Livello 2, livello 3, lo facciamo il livello 3. E mi sa che il livello 3 è il massimo. Sta chiamando un amico. Ah, becco entrambi, becco, ok. Non becco entrambi, ma comunque. L'amico mi fa paura. È un Konga o un Kongalala? È un Kongalala, ovviamente è un Kongalala. Poteva essere un mostro normale, no? No. E anche questo qua è sconfitto. Cielo. Allora, il mostro di prima. Neanche mi ricordo il nome. Scusate, ma non ricordo il nome. Non era tanto forte. Alla fine dei conti. Non era niente di che.
Senza vitale. Ah, però qui c'è. Sono salito di livello, bene. Allora, devo andare per di qua. Un po' di miele. Miele reale, wow. Oioioi, Susanna, quanti mostri ci sono qua che vogliono farmi la pelle. Però siamo forse arrivati ora. No! Guarda questo! Mamma mia, che cattivone! Ma io devo andare di qua, no? No. Ah, che cosa? Oh, c'è un Pughi smarrito! Ehi! Ah, sì, devo andare di qua io, per fortuna. Quello... non lo so, non lo affrontiamo oggi sicuramente. Non voglio neanche sapere com'è fatto, ma... mi è bastato vedere la coda per farmi dire no, lui proprio... proprio no, eh. Allora, forse lo vediamo meglio da qua sopra. Ma qua ce n'è un altro che pure non è che è proprio una bella cera, eh. Porca miseria. Nargacuga verde. No, un Nargacuga. Ci provo? Fa attacco potenza. Penso che sia il suo main focus la potenza. Ok, fa male a Yankut Q, fa male. Rata, fammi vedere che succede con te, va. Mi fa attacco potenza, vabbè. Perfetto, perfetto, abbiamo capito il pattern. Potenza. Lui è un tipo potenza. Ah, cavoli, niente, per me è finita. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Con un PS. Attacco. Fammi un po' un altro attacco potenza, Tato. No, giusto perché voglio aumentarmi il legame. Bravo, grande. Bravissimo. Oh, no, furtivo. No, non mi schiva. 600 con rata. What? Oh, cavoli. Rata, un po' troppo. Cioè, nel senso, va bene, però... con rata questo legame assurdo. Mamma mia. Mi sa che mi tocca giocare sempre con Rada. Guarda quello. Allora, è bello, eh. È bello, ma non ce la faccio ad affrontarlo ora. Guarda che coda che c'ha. La coda mi ha fatto paura. Il viso l'ho visto per poco, ma... cielo. Allora, questo non è proprio il caso ora. Ma secondo me neanche fra due livelli, quando sto al 30, non basta neanche. Allora, fermi tutti. Perché Lilia è già qui? Se era in viaggio con noi. Violet, che succede? Salve, vi stavo aspettando. So che ci aiuterete nella nostra indagine. Tante grazie. Ehi, Reverto! E io sono qui come rappresentante dei cacciatori. Non vedo l'ora di cominciare. Capitano, Reverto, sembra che siamo tutti qui. Tutti insieme non potremmo mai soccombere a Flagello Nero. Lilia ha fatto ricerche senza sosta su Redan e finalmente ha rintracciato le rovine di Redan. Ottimo lavoro, Lilia. Oh, davvero, grazie mille. Volevo solo sapere di più su Redan. Dopotutto vengo dal villaggio di Rider. È come se avessi sempre saputo che la leggenda era un messaggio per noi. Redan è vissuto molto tempo fa e nel frattempo molto abbiamo dimenticato. La leggenda di Redan, l'esistenza del murale. Non fosse stato per Lilia, non saremmo mai arrivati qui. Se solo troviamo il murale, scopriremo tutto su Redan. Lasciate fare a noi! Troveremo il murale di Raidan, poco ma sicuro! Forza, andiamo, amico! Ma guarda, io non vedo l'ora proprio di trovare questo murale. Diamo un'occhiata in giro. Sì, non posso. Ok, posso invece. Ciao, salve, moneta felvina. Serve a qualcosa? Non ne ho idea. Ma qui c'è un altro tesoro che attende ad essere preso. Ricetta, cintura nera, immagino sia. Allora, ho visto una gattovana prima. Reverto, che combini?
La gente potrebbe aver lasciato qualcosa. Beh, sì. Oh yeah. Link, c'è qualcosa qui. Cosa? Oh, è una pietra bellissima. Ehi, che questa sia la tomba di Raiden? Raiden è stato il primissimo Raider, è un tuo antenato, giusto? Sento un odore dietro le siepi. Guarda, eccolo, il murale di Raiden! Vai, bel lavoro, Naviro, l'hai trovato! Gna, è un fiuto imbattibile. Bene, cosa ci sarà scritto? Ecco, mi ha detto Lilia. Tutti gli iscritti parlano di Raiden. Guarda qui. Finalmente, la leggenda di Raiden. Risvegliatosi in un mondo. Quando il mondo è piagato e la luce è dimenticato, su un grande albero un drago bianco è nato. Un cacciatore ora Raider diventa, legami uniti di fronte alla tormenta, dove i legami luminosi sono come doni conservati. Dove i legami ignorati dal flagello sono rovinati. Così nasce l'oscurità e la paura dell'orrore nero incombe. Il salvatore che cerchiamo alle nostre grida risponde. Su un drago bianco dal cielo la speranza diffonde. Il flagello se ne andrà lasciando posto alla luce. Con il Rider dimostri l'eroe Raidan. Interessante, molto interessante. Un cacciatore ora Raider diventa. Raiden era un cacciatore consapevole delle abilità dei Raider. Si unì con un drago bianco creando un legame con cui salvò poi il mondo. Aspetta, tu veramente ci capisci qualche cosa? È un cacciatore che è un Raider? Un Diablo smansueto suona più verosimile. Non dare giudizi affrettati, Naviro. Penso che possa avere ragione. Hai legato con Rata molto prima di diventare un Raider. Allora forse tutti possono diventare Raider. Cacciatori e Rider. Anche se ora sono così diversi, un tempo erano la stessa cosa. Questo è davvero sconvolgente. Ma tipo, entrambi rispettano e vivono quei mostri, vero? In questo sono simili. Ma comunque c'è qualcosa che non capisco. Cos'è l'orrore nero? E quelle sette stelle sul murale che abbiano un senso particolare? Sembra che abbiamo ancora qualcosa su cui fare luce. Per prima cosa cerchiamo l'uovo di un drago bianco. L'albero sul murale sembra proprio il grande albero di Babda. Esatto, il grande albero di Babda. Andiamo, amico. Sì, ma ci andremo nel prossimo episodio, eh? Direi che ci sono state delle belle emozioni oggi. E nel prossimo episodio vedrò di riuscire a trovare questo uovo di drago bianco, Versanova o come si chiama. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!